Buon pomeriggio a tutti ragazzi. Oggi finalmente sono riuscito ad avere la moto test grazie al concessionario Cicirello Moto di Andria e finalmente sono riuscito a fare qualche chilometro, circa un centinaio scarso, sulle mie strade pugliesi qui nell'agro di Castel del Monte. Non mi dilungo perché vi voglio parlare di questa nuova Hornet. Io Honda la chiama CB750 Hornet, 750 perché è il suo nuovissimo motore 750 bicilindrico parallelo da 92 cavalli, ragazzi, e vi assicuro che non fa per niente pensare al vecchio motore. Di seconda, di terza e di quarta ha una coppia esagerata, una coppia che ad ogni accelerata lei tende ad alzarsi e per fortuna grazie a frizione antisaltellamento e al anti-wheeling lei è sempre perfetta su strada, è davvero davvero una lama, una leggerezza assurda e un piacere di guida fenomenale. È vero, ho sentito dire la gomma 160, piccola, ma io vi assicuro che ho fatto delle curve strettissime in un pezzo di strada che io conosco, oltre anche i limiti, e vi posso assicurare che tiene, che è una bellezza. Grazie al suo nuovo telaio a diamante ha davvero una presa su strada eccellente. Forcella anche lei non regolabile ma di una taratura perfetta anche guidandola in mappa sport che è la più veramente la più brillante la più libera lei è sempre perfetta una lama su strada nelle curve veloci e nel misto stretto la sua leggerezza è fenomenale è davvero fenomenale questa moto in questa occasione è stata equipaggiata dal concessionario Cicirello sempre di Honda, Cicirello Moto, con quick shift, abbiamo cupolino maggiorato, abbiamo le pedane in alluminio, abbiamo il monoposto bellissimo. È davvero una moto ben equipaggiata e non fa rimpiangere per nulla la vecchia Hornet. Sia per dimensioni che per leggerezza. È vero, il quattro cilindri era tutta un'altra cosa in alto. Questa invece sprigiona già in basso a pochissimi giri tutta la sua potenza. Di primo equipaggiamento troviamo le nuove Dunlop Sportech 2 con questo taglio bello davvero accattivante e come potete vedere in pochissimi chilometri la gomma è andata chiusa con una facilità assurda. Questo è il monoposto. Ah, dimenticavo Sella Comfort ed è stato davvero un piacere guidarla, anche se non sono più abituato alle naked, vi assicuro che ha una comodità, una triangolazione sella, pedane e manubrio davvero studiata e perfetta. Questo è il nostro cambio quick shift, opzionale ovviamente, questi sono tutti optional. Abbiamo come vi ho detto, il cupolino maggiorato. Abbiamo questa bellissima piastra ricavata dal pieno, sempre marcata Hornet. E vi posso assicurare che il suo quadrante è sempre perfetto e leggibile, di un utilizzo veramente veloce. Grazie al tasto Mode andiamo subito a cambiare le mappe. La standard la consiglio più per un uso cittadino. Abbiamo la Rain, come potete immaginare, taglia parecchio la sua potenza. Abbiamo la User personalizzabile in base ai vostri gusti, entrando nel menu. E poi abbiamo la Sport, che è quella più libera con più potenza piena. Blocchetti semplicissimi, davvero si trova tutto, non come l'Africa che è davvero molto affollato il blocchetto. Vi volevo parlare della nuova frizione. Io sono abituato alle frizioni idrauliche, ma questa ha una facilità di utilizzo con un dito impressionante. Ok, la moto è nuova, ci sta, e questo sì è vero, ma si vede il lavoro fatto dagli ingegneri di Honda. Questo è il nuovo carter motore, il nuovo motore, che
che lui da solo sprigiona la bellezza di 92 cavalli, con abbiamo 67 kW a 9500 giri, una potenza di una coppia di 72 Nm. Abbiamo un peso davvero leggerissimo e stiamo parlando solo di 190 kg con il pieno. Vi posso assicurare che anche se l'ho maltrattata, i consumi sono stati davvero davvero bassi, davvero bassi. Ha una spinta poderosa, ripeto, con la terza, la quarta e anche la quinta, davvero che la vecchia Hornet sotto non poteva pareggiare questo motore. Abbiamo come equipaggiamento abbiamo due bellissimi dischi a margherita, come potete vedere, da 30, con pinze Nissin, attacco radiale a 4 pistoncini, un sistema ABS di ultimissima generazione che vi aiuta sempre, è inutile dire non serve, ve lo assicuro, a due canali. Abbiamo, come abbiamo detto prima, una forcella a steli rovesciati da 41, bellissima, che ha una presa davvero eccezionale su strada, non regolabile ma di ultima generazione, e come taratura non ha niente a cui invidiare a forcelle più blasonate o con regolazione. Per un utilizzo sportivo stradale vi assicuro che basta e avanza il resto. Cos'altro vi posso dire? Vi posso dire ancora che il peso ve l'ho già detto, dichiarato. Abbiamo un'altezza da sella, da terra fino alla sella, di 79 cm, quindi davvero davvero accessibile. Io che sono 1,82 m, in sella sono stato abbastanza comodo, ovviamente i piedi sono un pochettino raccolti, abituati all'enduro stradale, ma vi assicuro che è davvero davvero confortevole per essere una naked. Abbiamo ovviamente un cambio a 6 marce, sempre il quick shift, come vi ho detto, disponibile come accessorio, e vi dico che è di una precisione davvero millimetrica, veramente non si sente nessuno stacco e nessun movimento strano quando cambiate senza frizione. Poi questa moto, questo tipo di quick shifter sia ha inserita che ha in scalata, e quindi avete vita facile nel misto strettissimo, e vi rende la guida ancora più brillante, ancora più veloce. E cos'altro vi dico? Il nuovo LCD, tutto a LED, il nuovo display a LED. È un TFT, come vi dicevo, da 5 pollici. Indicatori di serie sempre accesi come gli ultimi modelli di Honda, vedete nel video lampeggiano perché è normale, sono a LED. Vi posso solo assicurare che è davvero un piacere guidare questa moto. Se ne avete voglia, se la naked del vostro segmento, vi assicuro che è la moto perfetta. Con un prezzo di 8.000 euro è davvero di una componentistica di alto livello. Questo è un colore grigio, offrono un colore giallo, un colore bianco, questa in prova è di questo grigio satinato, molto bello, particolare. Quindi, come abbiamo già detto, di serie abbiamo le mappe, abbiamo l'anti-wheeling, l'anti-impennata. Il quick shift no, è opzionale, da acquistare a parte. E abbiamo sella normale e sella posteriore normale, di serie, per quel prezzo che vi ho già detto. Che altro aggiungere, ragazzi? Vi posso solo dire che è davvero una naked perfetta per l'utilizzo sportivo urbano. Questo è tutto, ragazzi. La moto ve l'ho spiegata in modo da appassionato e non da giornalista, che non sono e non voglio essere. Ho provato la moto per un centinaio di chilometri, vi ripeto, e mi sono davvero divertito. Il pensiero era di provare questo nuovissimo motore che Honda ha creato,
di una silenziosità e di un innesto di marce incredibile. Ve ne accorgerete quando la proverete. Già dalla prima basta inserirla, nessun tipo di rumore, grazie ai due contralberi che Honda ha inserito in questo nuovissimo motore. E regala una guida davvero davvero confortevole e davvero eccezionale. Ha dei bassi che non provavo da un bel po'. Il ruggito, ha un bellissimo ruggito, potete vedere negli altri video dove vi ho messo solo il suono della moto, però ve la faccio risentire. Ha un ruggito pieno, quando accelerate con le marce basse, rauche, davvero bella. La cosa più bella, il vostro Antonio, da appassionato motociclista da tantissimi anni, vi augura sempre tanta buona strada e se potete almeno in Puglia, zona BAT, Cicirello Moto ad Andria e in test drive questa bellissima nuovissima CB750 Hornet. Ve la lascio godere altri pochi istanti e spero di vederci in strada, ragazzi. Dal vostro Antonio Santelia è tutto, buon pomeriggio!